Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud, ma non per preparare un piatto classico di questo paese come facciamo di solito, bensì per preparare una ricetta totalmente freestyle. Ho deciso infatti di mescolare alcune preparazioni, conosciute o no di questo paese, per preparare un piatto totalmente ibrido. L'idea iniziale era quella di preparare il buldak. Buldak in coreano vuol dire pollo fuoco. È infatti una preparazione a base di bocconcini di pollo cotti in una salsa estremamente piccante insieme agli gnocchi tobok e gli gnocchi di riso, tutto è cosparso da formaggio e gratinato in forno. Però mi sono detto, avrei voglia però di mangiare del pollo fritto alla coreana. Allora perché non preparare pollo fritto alla coreana però con la salsa buldak, quindi super piccante? A quel punto là però non avevo più gli gnocchi e mi serviva un carboidrato. Oltretutto non avevo neanche voglia di preparare qualcosa di estremamente complicato e di perdere tempo e mi sono detto, ma cosa mangiano i coreani quando non hanno voglia di far da mangiare? Ah, presto detto, noodles istantanei. I coreani quando vogliono fare veloci mangiano, come tutti gli asiatici, dei noodles istantanei, ma non normali. Quelli della Samyang, quindi due volte più piccanti, al gusto buldak, per stare in tema. Il risultato dell'unione di tutti questi elementi è il piatto che io ho chiamato noodles piccanti con pollo fritto buldak style. Come avete quindi capito, la ricetta di oggi non è una ricetta tradizionale coreana, ma è l'insieme di varie preparazioni che però io farò utilizzando ingredienti originali coreani. Alcuni nomi saranno un po' complicati e alcuni ingredienti non saranno facili da trovare, a meno che chiaramente non li acquistate su internet. Andiamo a vederli quindi tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per la salsa piccante avremo bisogno di 3 cucchiai di gochujang, ovvero la salsa piccante coreana, 3 cucchiai di gochugaru, ovvero il peperoncino coreano, 2 cucchiaini di peperoncino in polvere forte, 2 cucchiai di zucchero di canna, 2 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di ketchup, 2 cucchiai di salsa d'ostriche, 1 cucchiaio di brodo granulare e 3 cucchiai d'acqua. Per il pollo fritto buldak style avremo bisogno di 400 g di sovracosce di pollo disossate con la pelle e tagliate a cubetti, 3 spicchi d'aglio tritati, 2 cucchiai di shoju oppure vodka, 6 cucchiai di maizena, 2 cucchiaini di sesamo tostato, mezzo litro di olio per friggere e sale quanto basta. Per i noodles e le finizioni avremo bisogno di 2 pacchetti di noodles istantanei Samyang Buldak due volte piccanti o un altro tipo a scelta, 400 g di mozzarella grattugiata e 2 cucchiai di erba cipollina tritata. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi. La preparazione della salsa piccante, la preparazione del pollo fritto, la preparazione dei noodles e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta preparando la salsa. Scaldiamo un wok e aggiungiamo l'acqua. Uniamo lo zucchero di canna e mescolando facciamolo sciogliere. Quando lo sciroppo comincerà a sobbollire, aggiungiamo il dado granulare, il gochugaru, il peperoncino forte in polvere e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo quindi il ketchup, la salsa di soia, il gochujang e la salsa d'ostriche. Mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti e facciamo ridurre la salsa. Dopo 2 minuti di cottura, quando la salsa sarà ridotta, togliamola dal fuoco e lasciamola raffreddare. Prepariamo ora il pollo fritto. In una bacinella uniamo l'aglio tritato ai bocconcini di pollo. Aggiungiamo quindi lo shoju e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo un po' di sale fino e mescoliamo bene per condire il pollo. Fatto questo, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per almeno 2 ore. Passato questo tempo, posizioniamo i vari pezzettini di pollo marinato nella maizena e con una pinza giriamoli bene in modo di infarinarli completamente. Una volta ben infarinati tutti i pezzettini di pollo, trasferiamoli su un vassoio e prepariamoci per la frittura. In una pentola o in un wok predisposti per la frittura, scaldiamo l'olio a 160 gradi. Una volta l'olio a temperatura, aggiungiamo i bocconcini di pollo. Mettiamo solo pochi bocconcini di pollo alla volta per non abbassare troppo la temperatura dell'olio di frittura e cuciniamoli per 3 minuti. Passato questo tempo, togliamo i bocconcini dall'olio e posizioniamoli su una pirofila ricoperti di carta assorbente.
Una volta fatto, con l'utilizzo di una schiumarola, eliminiamo i residui in modo che non brucino. Portiamo ora l'olio a 180 gradi e immergiamoci per la seconda volta i bocconcini di pollo fritti. Cuciniamoli velocemente per un minuto e quando saranno ben dorati, togliamoli e posizioniamoli su una pirofila ricoperta di carta assorbente. Una volta tutto il nostro pollo fritto, saliamolo leggermente. Scaldiamo ora la salsa piccante precedentemente preparata e aggiungiamo il pollo fritto. Facciamolo saltare bene in modo che tutti i pezzetti siano ricoperti di salsa. Aggiungiamo quindi i grani di sesamo e mescoliamo bene per distribuirli in modo uniforme. Fatto questo, il nostro pollo fritto Bulldog Style è pronto ad essere utilizzato. Prepariamo ora i noodles. Facciamo bollire in una pentolina dell'acqua e andiamo a scoprire cosa c'è all'interno del nostro sacchetto di noodles istantanei. All'interno della confezione troverete tre cose, i noodles chiaramente, e due bustine, quella rossa contenente la salsa piccante e quella bianca e nera contenente sesamo e alga nori da aggiungere a fine cottura. Aggiungiamo i noodles nell'acqua bollente e mescolando cuciniamoli per 4-5 minuti. Passato questo tempo scoliamoli e raffreddiamoli con acqua fredda. Scaldiamo una padella antiaderente e aggiungiamo i nostri noodles. Uniamo la bustina di salsa piccante, mescoliamo e facciamo saltare in modo che tutti i noodles siano ben ricoperti di salsa. Fatto questo, aggiungiamo il contenuto della seconda bustina e continuiamo a saltare in modo che tutti gli ingredienti siano amalgamati. Fatto questo, i nostri noodles sono pronti ad essere impiattati. E siamo come solito arrivati al momento dell'impiattamento. Prima di cominciare, mettiamo la mozzarella in un contenitore adatto per il microonde e scaldiamola al microonde per 2 minuti a massima potenza. Nel frattempo disponiamo i nostri noodles in un piatto, stendiamoli un poco in modo da creare un letto, posizioniamo i nostri bocconcini di pollo fritto Bulldog Style e a questo punto aggiungiamo la mozzarella che nel frattempo si sarà sciolta e sarà diventata molto filante. Con l'aiuto di un cannello gratiniamo un po' la mozzarella per migliorarne gusto e aspetto visivo. Per finire cospargiamo il piatto con dell'erba cipollina tritata. E i nostri noodles piccanti con pollo fritto Bulldog Style sono pronti ad essere degustati. Wow! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta non convenzionale coreana. Oltretutto, come avete visto, anche la presentazione non è convenzionale, me ne rendo conto. Però il gusto è veramente delizioso, a patto che siate veramente amanti del piccante. Proprio a questo proposito, il piccante lo potete modificare. Io chiaramente consiglio sempre di mangiare molto piccante questo tipo di ricetta per ottenere il meglio, ma se non vi piace troppo il piccante basta utilizzare meno peperoncino o qualità di peperoncino con piccantezza inferiore. Altra cosa, i noodles istantanei. Io ho utilizzato i miei preferiti, i Samyang due volte piccanti, ma chiaramente voi potrete utilizzare qualsiasi altro tipo di noodles istantaneo che preferite, dry fry, quindi da saltare in padella, non da fare in zuppa. Proprio della stessa marca potete trovarli di vario tipo, anche meno piccanti. Normali, curry, jjajang, kimchi, formaggio e addirittura carbonara, che di carbonara hanno solamente il nome. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividete. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qui per voi, come al solito, con una nuova ricetta. Ciao a tutti!